Che c'è scritto qua? Vernice fresca. Ma vai. Io c'ho le mutande di lana fresca e fresca, ma te mi pare. Marisa! Uno stock! Era son tempi difficili questi. Non ci si può affidare di nessuno. Meno e mai dei politici. Quelli tutti son buoni a di non metteremo mai più le mani nelle tasche degli italiani. E ci credo io. Un campione neanche pantaloni gli italiani. E non gliele mettino alle mani in tasca. Ma vai. Come quando Obama voleva fare la legge sul piano ASA. Ma si può sentir fare la legge sul piano ASA da uno che di nome si chiama Barack? Ma vai. Brunetta. Volevano candidare lo sindaco di Venezia. Alla prima acqua alta. L'avrei voluto vedere Brunetta alla prima acqua alta, ma vai. Poi chiedono gli aumenti. Quanto ti danno d'aumento? 10 euro. 10 euro d'aumento. Tu compri un etto di prosciutto, già spariti. Tutto il resto? Per tutto il resto c'è Mastercard. Ma vai. Non mi fa di parolacce che io le parolacce non le dico maremma maiala. Tutti si lamentano. Dice io non arrivo a fine mese. E io non parto nemmeno. Marisa! Un sassolino stampa! Ma vai. Per San Valentino mi ha regalato una scarpiera dell'Ikea. Dice si monta da sola. Ma io sono stato tutto il giorno a guardarla, ma non si è mossa dalla posizione in cui si era lasciata. Ma anche la mia moglie che deve fare, povera donna. Oggi si è messa davanti allo specchio, mi ha detto, Sirvano, guardami là come sono invecchiata, come sono ingrassata, come sono brutta. Io ho cercato di consolarla, hanno detto, non te la piglia. Se tu ti guardi riesci a dire ste cose, vuol dire che almeno la vista ti è rimasta buona. Guaio poi però è che dice anche a me quelle cose lì. Che anch'io un vecchio, che salgo di peso. E te prova! Una volta tornavo a casa, aprivo il frigorifero e andavo a letto. Ora torno a casa, mi metto piede nel letto, ritorno al frigorifero e devo fare. Ma vai, vai.
L'altro giorno siamo stati dal ragioniere. N'ho detto che me lo dà un consiglio per farci risparmiare un po' a me e la mia moglie. Dice certo, lei scarica quello che acquisisce sua moglie, capito? Semplice. Mia moglie mangia. E poi dopo a cacci vado io. Marisa, una cetrata tassoni. Il mio figliolo non ha preso nulla dal suo babbo. La minora. Ma vai, 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 vai. Quando si invita la domenica a pranzo dice che faccio rumore a mangiare il brodo. La si sentisse il rumore che la fa lei quando mangia fagioli e la muzzicano. Ma vai, 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 vai. I tempi cambiano e cambiano gli amori. La moglie di un macellaio l'è scappata col fratello di verduraio. Ma vai, vai. Ma te la ciccia in casa scappi or contorno. Ma vai, vai, vai. La gente piglia preservativi, piglia profilattici e piglia il Viagra. Non so dove ho sentito dire che secondo alcuni medici il Viagra fa diventare la pelle blu. Io dico, se fosse vero, a quest'ora al posto del presidente del consiglio ci avremmo avuto il grande puffo per diversi anni, ma vai, vai, vai. Io la so tifoso del Milan, ma questa non è una buona avventura, non l'è affatto. Anzi, lei è una bella zapata su piede anche di velle belle d'Orea. E che sa fa questo mondo? Il commissario di Giubileo. Quello, vedi, sarebbe un mestiere adatto a me. Si lavora ogni 25 anni. Marisa, un tronchi per troncarmela in culo.